Allo stadio Dall'Ara, cielo a macchie ma temperatura alta per Bologna-Sampdoria, entrambe a quota 6 punti in classifica. Malesani vuole regalare una vittoria ai tifosi e si affida al consueto 4-3-3, stessa formazione che domenica ha pareggiato a Catania con la sola eccezione di Casarini al posto di Mutarelli. Nella Samp non recupera De Sena, Guberti in panchina, Di Carlo inserisce Tissone e Coman e spera che Pazzini si sblocchi anche in campionato. Arbitra Baracani di Firenze, 36 anni, ottava gara in Serie A. Battuta corta, Cassano, passa di fronte a sé Rubin, il cross arriva a Gastaldello di testa, di poco alto sulla traversa al 26esimo minuto. Mudingai, palla in profondità per Casarini, Lucchini respinge, Meggiorini il tiro, gran respinta di Curci. Cesare Prandelli in tribuna qui a Dall'Ara. Casarini per Di Vaio, al limite dell'area, appoggia indietro per Perez, la conclusione di piatto sinistro, larga di poco, la destra di Curci, il traversone di Siligardi, il colpo di testa di un soffio fuori. Cassano si libera, lascia correre l'arbitro Baracani, si libera di Viviano, la conclusione, salva sulla linea Portanova, la traversa, riprende Pazzini, ancora Viviano che salva le proteste dei giocatori del Bologna per l'atterramento di Garix. Molta confusione in questo finale di primo tempo. Quando si sta per esaurire il primo minuto di recupero, il cross, c'è l'autogol del Bologna, l'autogol di Portanova al 46esimo minuto, incredibile. Coman mette al centro, Portanova di testa invece di liberare mette nella propria porta. Malesani manda in campo all'inizio di questo secondo tempo Ramirez al posto di Casarini. Ed è la possibilità del contropiede con Cassano, uno contro uno con Britos, viene Perez a coprire, sale anche Rubin, scambia Cassano con Semioli, l'appoggio forse a cercare un compagno, Coman, ma palla sul fondo, si perde questa occasione per la Samp. Ancora Perez, il cross al centro, Meggiorini spizza di testa, interviene Curci e para in presa a terra. Di Vaio, questa punizione, il cross al centro, ecco Britos e c'è il pareggio del Bologna, si riscatta il centrale uruguaiano allo scoccare del 19esimo minuto, Bologna 1, Samp 1, la felicità di Malesani, il tocco sotto misura di Britos sulla punizione cross di Di Vaio. Sostituzione per la Samp al 23esimo minuto, Di Carlo toglie un evanescente Antonio Cassano. Controlla la posizione dei compagni, direttamente in porta, respinge Curci e poi Mudingai sbaglia il tap-in. Avanza Guberti, il cross in area, a cercare Pazzini, il controllo, il tiro al volo, gran parata di Viviano. Il cross di Guberti, Pazzini è in posizione regolare. Controlla e tira, gran parata di Viviano, spettacolare il tuffo del portiere bolognese. Finisce 1-1 fra Bologna e Sampdoria, i blucercati portano via un punto che non avrebbero meritato a mio avviso, in ombra Cassano e Pazzini, la coppia azzurra di Prandelli.